Buongiorno, buongiorno da via Buozzi, dove vi sto inquadrando la coda che c'è per entrare nella discarica della via stessa. La vedete, arriva in fondo proprio a via Buozzi, naturalmente, purtroppo. D'altronde oggi c'è la lettera C, che è quella più piena di cognomi a Lecco, e dunque si è formata questa grandissima coda che da parecchi giorni, parecchie ore, insomma, si è fermata, anche perché poi la coda dovrà essere dissipata entro le 12:30, prima che si formi, insomma, la chiusura del centro della discarica comunale nelle prossime ore. Poi riaprirà nel pomeriggio, ripetiamo, lettera C. E dunque tantissima gente che è venuta a scaricare. Adesso proviamo a entrare in discarica, dove dovrebbe esserci l'assessore Dossi, che sta cercando, insomma, di regolare quello che è comunque difficilmente regolabile, perché non c'è un altro modo, ci siamo informati, di poter provvedere a questa esigenza, insomma. Visto che la lettera C, ripetiamo, è la più gettonata, la più numerosa nel comune di Lecco, ci ha già anticipato che era difficile, se non impossibile, riuscire a fare altro, cioè riuscire, non so, per esempio, a dare appuntamenti, cosa che è stata fatta in altri comuni, per esempio nel comune di Galbiate, dove si sono dati appuntamenti e poi tempi di permanenza alla discarica di circa un quarto d'ora ciascuno. Naturalmente Lecco non è Galbiate, e solo le lettere C dei cognomi dei nostri concittadini sono molto 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 più numerose. Vedete, bisogna entrare una alla volta, usare sempre la tessera dell'intestatario, della TARI, la tassa sui rifiuti, e dunque provvedere a giungere qui in discarica. Intanto cerchiamo di vedere, di trovare anche l'assessore. Qui ci sono i vari container in cui vengono buttate le cose. Vediamo intanto di avvicinarci, vedere. Eccolo qua. Buongiorno assessore. Buongiorno. Allora, c'è un po' di fila, anzi direi molta fila oggi per questa lettera C nella discarica, e c'è un po' di ordinata protesta, ma cosa si poteva fare di diverso? Beh, oggi c'è solo la lettera C. La lettera C è la lettera tra i cognomi del comune con più utenti. Faccio presente che ieri e l'altro ieri, che abbiamo cominciato con la A e la B, non ci sono stati problemi da questo punto di vista. Oggi sapevamo che era la giornata un po' più critica, ma del resto abbiamo diviso già su 2 settimane i cognomi. E la lettera C, più che lasciarla da sola, dividerla ulteriormente, significava far andare altri poi sempre più in là. Da questo punto di vista ci siamo organizzati sia con Silea sia con la Polizia Municipale, che adesso sta gestendo, evitando che il flusso di traffico si concentri sulla parte in uscita qua, che è anche un po' più pericolosa, mentre più in sicurezza sul lato che va, per capirci, dietro l'Esselunga. È la giornata di oggi che penso possa avere qualche criticità in più. Chiediamo un po' di pazienza alla cittadinanza, ma del resto questo è fatto per cercare di offrire a tutti i cittadini la possibilità di alleviare un problema che potevano avere nelle loro case. Abbiamo distribuito su 14 giorni tutte le lettere. Purtroppo la C è quella che ha più utenti, insomma. Se venissero in altri giorni, vedrebbero che fino ad ora la cittadinanza, anzi, ci ha mandato anche diversi messaggi di ringraziamento, perché tutto sommato, in una situazione complicata, offrire loro la possibilità di andare in questa direzione svuotando le loro case eccetera è stata anche una scelta gradita. Oggi c'è qualche utenza in più,
perché alla lettera C della Tari sono moltissimi, però pensiamo che tutto sommato fosse doveroso permettere a tutti di poter svuotare, del resto non puoi permetterlo a qualcuno e non a tutti. Ecco, in altri comuni hanno usato il sistema degli appuntamenti o comunque altri sistemi, beh, qua stiamo parlando di un capoluogo di 50.000 abitanti, non era possibile prevedere una cosa del genere, appuntamenti online, non lo so. Beh, in un piccolo comune sicuramente potrebbe essere gestibile, qua da noi basta vedere le riprese che hai fatto tu, insomma, se a tutti questi avessimo dato l'appuntamento probabilmente all'ultimo della lettera Z saremmo andati a fra un mese e mezzo a fargli fare lo svuotamento. Io credo che la suddivisione oggi con lettera C fosse quella più, come dire, più attenta. Diciamo che il range delle lettere sfalsa di circa un migliaio di utenze al giorno massimo, cioè vuol dire che un giorno, il lunedì eccetera, ci sono lunedì o domani ci sono circa 2000 utenze, oggi era il giorno di picco con circa 3000, tutte le altre sono 2000, 2004, 2003, 2007 a seconda del giorno e sono abbastanza equilibrate. Questo era il giorno che sapevamo che poteva avere qualche criticità in più, infatti avevamo allertato la polizia locale che è qua da tutta mattina e anche Econor che sta cercando anche di accelerare il più possibile le operazioni. Bisogna tenere presente che per ragioni di sicurezza sulla piattaforma possono salire solo 4 auto alla volta, questo è evidente, ma lo facciamo ovviamente per la sicurezza dei cittadini. Ecco, è possibile lanciare un po' un appello a chi non abbia estrema necessità oggi di venire, può resistere ancora fino al prossimo giro, che per la C quando sarà? Beh, adesso andiamo a fra due, cioè siccome sono distribuite su 2 settimane le lettere dei cognomi, siamo fra 2 settimane. Ma l'appello più che a non venire è a distribuirsi al meglio durante la giornata, perché abbiamo visto nei giorni scorsi che di solito comunque ci sono degli orari come la mattina l'apertura, la tarda mattinata, la riapertura del pomeriggio, dove inevitabilmente si concentrano le persone. Qual è l'orario meno gettonato e dunque più accessibile? Ma di solito nella metà mattinata e metà pomeriggio sono i momenti un po' più tranquilli, diciamo. Però ecco, da questo punto di vista, oggi è una giornata un po' così, la pazienza è quella stessa che però pensiamo permetta loro di poter svuotare le case, che quindi da un lato sia anche un elemento di positività per la cittadinanza. Beh, se non altro qui non si corre nessun rischio a venire neanche in fila, insomma, almeno quello. No. Sono tutti in auto e c'è comunque un comportamento corretto e responsabile, anche se c'è un po' di rabbia da parte di qualcuno che è in coda anche da un'ora. Sì, beh, noi abbiamo chiesto di stare in auto, di non scendere per quanto possibile, perché quelle sono le misure di sicurezza più importanti. C'è un po' di rabbia, però del resto l'alternativa era far salire più persone in contemporanea in piattaforma. Sinceramente crediamo ancora che la sicurezza dei cittadini sia la cosa migliore. Un vero appello, ecco, questo mi sento di farlo, è di arrivare con il materiale già suddiviso, non venire qua a suddividerlo, perché ovviamente se un cittadino ci impiega 10, 15, 20 minuti a scaricare il suo materiale, si accumula la fila. Arrivare, cercare di essere nei limiti del possibile rapidi nello smaltimento del materiale, questo sì. Grazie Assessore Alessio Dossi, grazie. Noi finiamo questo nostro giro, adesso magari chiediamo anche qualche utente di questo centro di raccolta come e da quanto stia aspettando, per cui vediamo un attimo, vedete, la fila è molto lunga, noi cerchiamo di portarci insomma in zona per capire anche gli utenti cosa pensano insomma di questa raccolta, insomma. Ecco, vediamo questa ragazza, siamo in diretta per l'Eco FM, lei da quanto aspetta? Un'ora e mezza. Arrabbiata? Un pochino sì, più che altro perché a Lecco si chiamano tutti con la C, quindi sarebbe stato meglio suddividere le lettere per creare meno casino in questo caso. E diceva l'assessore che con la Z sarebbe arrivata fra un mese probabilmente. Quello sicuramente, ma con la Z trovi magari poche macchine, con la C è normale questa situazione. Grazie, pazienza, grazie. Naturalmente vediamo, insomma, ci sono tanti, tanti utenti che sono arrivati qui sperando di cavarsela in pochi minuti, adesso invece dovranno sicuramente avere molta, molta, molta pazienza. Adesso vediamo che la fila si sta muovendo. Però è davvero una fila notevole, ripetiamo, bisogna aspettare che si liberi un po'
la fila per poi riuscire a entrare sulla piattaforma, e sulla piattaforma si è solo in quattro per volta. Adesso proviamo ad avvicinarci al blocco che è stato creato poi all'incrocio con la via che porta verso il Media World, di cui non ricordiamo adesso il nome, proprio perché vogliamo capire cosa stia succedendo e quante macchine ci sono ancora. Tanto l'assessore in ausilio con la polizia locale sta cercando di entrare, insomma. Eccoci. Oggi a che ora riapre? 2:30 fino alle 19, orario più lungo del solito. Ecco, sì, alle 14:30 riapre la discarica e chiude alle 19. Vedete, la fila prosegue fino in fondo a via Buozzi. Tanto proviamo a chiedere. Buongiorno, in diretta per l'Eco FM. Da quanto aspetta? Circa mezz'ora e più, forse. Beh, sì. Insomma, ancora. Sì. Però, ancora una cosa fattibile. È normale, è una coda che faccio qui, che faccio al supermercato, che faccio un po' dappertutto. Ci siamo abituati a vivere in coda, però io sono stato nei paesi dell'est e queste realtà erano all'ordine del giorno. Probabilmente noi eravamo abituati un po' troppo bene. Grazie, l'ha presa molto bene, mi fa piacere, buona discarica, insomma. Ecco. Ecco, buongiorno, in diretta per l'Eco FM. È tanto che aspetta? Sono tre quarti d'ora abbondanti. Però non è, la vedo serena, insomma. Rassegnata. Grazie, buona discarica. Bene, io direi che ormai abbiamo capito, insomma, un po' come funziona. La gente comunque è ordinata, composta, ha capito che, insomma, c'è poco da fare. La lettera C, ripeto, sono più di 3.000 utenze tari, per cui bisogna armarsi di santa pazienza. Anche questo è un po' l'effetto del Covid. Adesso probabilmente dopo una certa ora le macchine verranno rispedite a casa, perché entro le 12:30 non credo che riusciranno a sbloccare tutta questa coda, e dunque si vedrà cosa si potrà fare. Però ricordo, dalle 14:30 alle 19 la discarica è ancora aperta, per cui se ci state ascoltando forse sarà meglio tornare verso il pomeriggio inoltrato. Alle 14:30 probabilmente ci sarà già una bella coda. È tutto da via Buozzi, la discarica comunale, da Marcello Villani, dall'Eco FM. Una buona mattinata.